abbiamo immaginato delle scene che alludessero, che consentissero allo spettatore di essere libero nel proprio viaggio di interpretazione della vita di Leopardi, ma che non costringesse il film ad interpretazioni forzate. Cioè Leopardi, secondo noi, bastava. È una persona che abita dentro le sue, nella sua testa, per cui riuscire, come dire, a farne una cosa di pragmatica, viva, da tanto che può essere filmata, è stata, insomma, non voglio dire la sfida, perché la sfida presuppone un risultato, è stato più che altro un trampolino, ecco, un bellissimo tuffo. Leggi nelle sue cose tante cose che sono attuali adesso, insomma, ma lo sono per forza. Diceva anche lui, il mio scetticismo ragionato è tale per cui l'essere umano, per qualsiasi progresso possibile, non potrà mai liberarsene. Ci ha fregato così. E mi sono tuffata in un modo complesso in questa poesia.